Tutti e bentornati ancora una volta a parlare di libri. Spero che mi sentiate perché sono un po' distante dalla videocamera. Oggi volevo parlarvi di due libri di cui in giro ho sentito parlare pochissimo. Probabilmente dipende dal fatto che non seguo chissà quanti booktuber, però tra i booktuber che seguo di questi libri non ho sentito parlare mai. Allora, parto prima da quello che ha l'autore dalla pronuncia più complicata, che dovrebbe essere questo. Szczepan Twardoch. Google mi dice che si pronuncia come Szczepan Twardoch. E il titolo del libro è Il re di Varsavia. Io l'ho preso usato su Libraccio, ho pagato 8,25 €. È il Dodasellerio, che pubblica sempre queste chicche nascoste, e ha circa 509 pagine. In Italia è uscito nel 2020. In realtà, se non ho letto male, c'è un seguito per questo romanzo che è uscito in Polonia nel 2019. Quindi sto aspettando il seguito. Allora, perché ho deciso di leggere questo libro? Perché Il re di Varsavia promette di parlare, almeno dalla trama. Io non leggo mai tutta la trama, io leggo solo le prime due o tre righe, cerco di capire se è nel mio mood un libro. All'inizio parlava, queste prime due o tre righe mi parlavano di questa persona, di questo ragazzo, che diventava il re di Varsavia, nel senso di il primo delinquente, cioè il boss di Varsavia. Siccome mi incuriosiva questa cosa, siccome si parlava di un periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, mi chiedevo come potesse svolgersi questa trama e quindi avevo pensato di leggere questo libro. La storia è leggermente diversa, ma non per questo deludente, anzi. La storia ci viene raccontata da Moises. Moises è un ragazzo di 17 anni che a un certo punto della sua vita, quindi quando ha 17 anni, conoscerà Jakub Shapiro. Jakub Shapiro è un boxer, tira di box, e si apre il libro proprio con qualche parola da parte di Moises, che è la voce narrante, rispetto alla sua presenza a questo match di box tra Jakub Shapiro, che è ebreo, e un altro boxer che invece ha un nome che io non pronuncerò perché non ce la faccio, e che invece fa parte delle fila degli antisemiti. Quindi una cosa che io ignoravo, che per primo, insomma, una delle prime cose che vengono inserite in questa trama è il fatto che già prima dell'invasione della Germania, 1 settembre 1939, non mi ricordo, perché qui parlo del 39 ma non dice esattamente quando, comunque mi sembra di ricordare nel settembre del 39 la Germania invade la Polonia. Prima ancora che avvenisse questo, le idee antisemite circolavano anche in Polonia e c'erano persone che cercavano un esponente che potesse diventare l'Hitler polacco. Ancora una volta, le persone di fede ebraica erano viste come quelle che toglievano il pane agli altri, che detenevano il potere, che erano ricche, che occupavano dei posti importanti nella società, e per colpa loro c'era gente autoctona, chiamiamola così, comunque gente, persone polacche, non di fede ebraica, che invece se la passavano male. E in occasione di questo match, Shapiro ha la possibilità, questo pezzo d'uomo, Marcantonio, che piace molto alle donne, ha modo di sfoggiare le sue abilità sul ring, e quindi si vede questo scontro tra i due, che è un po' uno scontro tra un ebreo e un ebreo che rivendica la propria capacità, e dall'altro invece un altro pugile che fa parte politicamente di uno schieramento che è contro gli ebrei. E quindi c'è questa lotta che prende forma, prende vita, ammazzate, a botte, sul ring. Quindi è anche un po' emblematica, diciamo, emblematico questo scontro.
Moises ha 17 anni. Come ha conosciuto Shapiro? Shapiro, oltre ad essere un pugile, è anche il tirapiedi del boss di Varsavia, che è Kaplika, se non ricordo male, Kum Kaplika, Kum è un soprannome, in realtà il suo è un altro nome, che è un tipetto bassino che però fa tremare le pareti, fa tremare tutti. Kaplika conosce il padre di Moises, che ha avuto la sventura di chiedergli un prestito, e quindi il papà di Moises non è in grado di restituire i soldi per questo prestito, è indebitato fino al collo, anche perché le richieste di Kaplika sono molto esigenti rispetto agli interessi, oltre che al prestito, agli interessi stessi, che addirittura crescevano del 25% a settimana. Quindi non riesce a restituire questi soldi. Kaplika manda Shapiro e altri due scagnozzi a casa di Moises per levare suo padre, e Moises vedrà suo padre per l'ultima volta quel giorno. Cosa succederà a suo padre? Lui racconta che verrà a saperlo dopo. Intanto però lui è presente a questo match e sta assistendo alla superiorità fisica e alla tecnica di Shapiro contro l'altro. Allora, ovviamente la trama non si ferma a questo incontro di box, la trama prosegue anche fuori da qui. Vedremo insomma come Moises inizierà a conoscere tutti i movimenti di Shapiro, tutto quello che fa e tutta la gente che ruota intorno a Kaplika e a Shapiro. I giochi di potere, il tipo di mercato, la prostituzione, le donne, le ragazze. Molto, molto di quello che vedremo non è esclusivamente legato alla malavita, ma molto spesso molte delle decisioni che sono prese vengono dettate da ispirazioni politiche. Quindi è come se vedessimo cosa succede a livello, come la politica incida su schieramenti, fazioni e antagonisti, diciamo così, anche a livello di malavita. Quando Moises ci racconta questa storia, in realtà lui ha circa 70 anni, non ricordo se è proprio 78, 75, comunque è over 70, e racconta questa storia che sta scrivendo a macchina in casa sua. Quindi ci sono dei momenti in cui viene intervallato il presente di Moises alla narrazione. Avendo una certa età, avendo comunque, essendo un over 70, avendo vissuto nella sua vita mirabolanti situazioni, ha tribolato parecchio, Moises, anche calcolando il fatto che comunque nel 39 la Polonia è stata invasa dai tedeschi, lui era di fede ebraica, quindi possiamo immaginare cosa possa essere successo dopo. Non viene detto, lo immaginiamo, attenzione. Alcune delle cose che ci racconta non siano certe, cioè anche lui dice questa cosa non mi ricordo se me l'ha detta Tizio o me l'ha raccontata Caio, anche come sia avvenuta la morte di suo padre, perché lui non lo rivedrà mai più dopo quel giorno in cui Shapiro insieme ad altri scagnozzi va a prelevarlo a casa sua, non si ricorda chi gli ha raccontato come si sia svolta la morte di suo padre, però la racconta. Allora, la storia prende molto perché è una narrazione incalzante, secondo me, e più si va avanti nella storia, più si vuole capire cosa ci vuole dire Moises, perché ci sta raccontando questo. È molto interessante perché, ripeto, l'ideologia politica polacca dell'epoca ci viene lentamente sciorinata attraverso tutte le vicissitudini di cui Moises si rende testimone. Quindi, bello. Consiglio questa lettura naturalmente a persone che amino la storia, che amino la storia e l'azione, perché ci sono ovviamente delle scene in cui non stanno lì a rigirarsi i pollici o, non lo so, a pettinare le barbie, come si suol dire, ma in cui c'è azione, si tira fuori una pistola, si cerca di estorcere informazioni a delle persone tramite metodi non ortodossi, diciamo così. Ci sono anche vengono anche citate delle tradizioni tipiche ebraiche che Moises rispetterà o non rispetterà, vedrete voi nella trama. A me il libro è piaciuto molto.
Gli ho dato 4 stelline e alla fine mi ha lasciato a bocca aperta. Il punto è che c'è un seguito, cioè è stato scritto un altro libro, ma secondo me ci si può fermare anche a questo, cioè se siete dei tipi che non vogliono aspettare il seguito, volendo potreste, tra virgolette, accontentarvi della trama che si è chiusa qui. Il punto è che io vorrei sapere determinate cose che avvengono nel secondo volume. Cosa ho fatto? Ho scritto alla Sellerio. Perché visto che questo è uscito nel 2020 e invece se non ho letto male su Goodreads nel 2019 era uscito già in Polonia il secondo volume, ho chiesto a Sellerio quando sarebbe uscito il seguito. Mi hanno detto che mi faranno sapere presto, sono stati gentilissimi e mi hanno risposto in tempi molto brevi, quindi io conto di venire a sapere al più presto quando uscirà il seguito perché lo voglio leggere. Perché è una storia molto bella e la cosa bella di questo libro è che è una storia per me anomala, non ho mai visto una storia del genere. Non ho mai visto una storia dove l'idea politica viene inserita all'interno della malavita e mostra come la malavita sia anch'essa contagiata dalle idee politiche che circolano. Cioè, sembra più, potrebbe sembrare più una storia politica questa che una storia semplicemente legata alla malavita. Invece, questo è un modo che ha avuto, secondo me, lo scrittore per narrarci due cose al contempo. È davvero molto interessante. A me è piaciuto molto il libro. Cioè, sono arrivata a un punto in cui dico, no, qua mi devi dire come va a finire perché è importante. E quindi sono stata contenta ovviamente di aver preso questo libro. Questo credo che resterà nella mia collezione. Insomma, vi faccio vedere anche l'interlinea e il carattere. La cosa che ho notato è che la voce narrante, Moises, con la scusa del non mi ricordo, non sono sicuro, vi dà l'idea che abbia molte altre cose da dire, ma che si trattenga. Quindi questa è un'altra cosa che mi ha molto incuriosito. Comunque, bisogna leggerlo per capire bene la storia. E questa è una lettura che sicuramente consiglio. Su Goodreads gli ho dato 4 stelline perché 4 stelline e mezzo non mi permetteva di dargliele. Una storia, diciamo, originale e alternativa, se vogliamo, specie per chi come me cerca di leggere attraverso i romanzi quelli che sono stati gli eventi storici. A me la storia piace molto, ma magari non ho tutta questa voglia di leggermi, non so, sussidiari, Rivedendo e Scoprendo, manuali di storia, invece mi piace leggere attraverso i romanzi. Quindi consigliato questo, sì, se vi piace la storia, sì, se vi piacciono i romanzi d'azione, sì, se vi piacciono i film dove si picchiano, sì. Non si picchiano tutto il tempo, tendo a precisarlo. Se vi piacciono i risvolti politici attraverso la vita quotidiana, che sia della malavita o meno, sì, leggete questo libro. Peccato non averne sentito parlare in giro. Magari c'è qualcuno che ne ha parlato tra i vari booktuber, ma io non ho sentito nessuno, quindi ve lo consiglio. Altro libro invece che ho letto, l'ho preso in biblioteca, e dove la biblioteca? Ed è un libro che ha vinto il National Book Award nel 2021. L'autrice è Sigrid Núñez, non lo so, il titolo è L'amico fedele. È uscito per Tanti e ha un costo di 17,60 euro, che io ho risparmiato perché l'ho preso in biblioteca. Tra l'altro c'era nella mia biblioteca questo libro, quindi sono contenta, non ho dovuto chiedere il prestito interbibliotecario. Allora, questo libro è diviso in parti, lo butto lì, non ho mai capito perché, però va bene. La storia è questa. C'è questa scrittrice che ci racconta della morte del suo migliore amico, possiamo dire, che ha deciso a un certo punto di suicidarsi. Quindi lei resta insieme a tutti quanti gli altri a chiedersi perché sia arrivato a questo insano gesto, e a ricordare, insomma, delle cose del passato. Allora, se pensavo che questo libro parlasse del rapporto che lei aveva col suo amico, di una possibile depressione di questo suo amico, di come sono conosciuti e via discorrendo, diciamo che lo fa, ma solo in parte. A un certo punto, a questa, avrei dovuto capire dal titolo comunque, a un certo punto a questa scrittrice viene chiesto di prendersi cura del cane di questo suo amico che quando è morto era sposato, ma la vedova non può tenere il cane. Quindi, attraverso la vita che fa questa scrittrice insieme al cane, lei rievoca ricordi
sì, richiama la memoria delle situazioni con questo suo amico, dei discorsi che hanno fatto, e molti dei discorsi e molte delle risposte che lei cerca rispetto a situazioni di vita o situazioni che riguardano la morte del suo amico, lei le trova nelle citazioni di filosofi e scrittori. In realtà è un metaromanzo, credo che si dica così, è un romanzo metaletterario, perché attraverso la letteratura, quindi attraverso questa storia, parla di letteratura. Quindi cita altri libri, cita altri scrittori, anche perché lei e questo suo amico defunto intrattenevano uno scambio prima epistolare, poi via email, rispetto a consigli su cosa scrivere, cosa pubblicare, come ispirarsi alla scrittura, perché questo suo amico aveva pubblicato dei libri, era anche un insegnante, lei lo aveva conosciuto per quello, perché era stato suo insegnante, nonostante la differenza di età fosse minima, e anche lei è una scrittrice. Fin qui. Mi è piaciuto? No, pensavo meglio. Non è scritto assolutamente male, anzi, è solo che mi sembra che non vada da nessuna parte. In realtà è una sorta di scrittura catartica che secondo me fa la scrittrice, non è una sorta di, ripeto, scrittura catartica che fa l'autrice, in modo da mettere nero su bianco, mettere su carta i suoi pensieri, le sue impressioni, il suo dolore per la perdita di questo suo amico, e in qualche modo provare a continuare a vivere. Io mi aspettavo che ci fossero più ricordi rispetto al vissuto con questa persona, invece sono più rievocazioni rispetto a conversazioni avute con lui. Ci sono pochi di ricordi, pensavo proprio che il libro fosse impostato in una maniera diversa. A un certo punto c'è un piccolo plot twist, cioè un piccolo trick di cui verrete a conoscenza e direte: ah, è così! Però mi ha appena appena scosso dalla lettura, per poi finire in se stesso. Cioè, io penso che non mi ricorderò questo libro. È uno di quei libri che di qui a 3-4 anni forse non mi ricorderò di aver letto, ma non mi ricorderò la trama. Succede questo perché se la storia non mi colpisce mi resta ben poco. Quindi non è un libro che consiglio, almeno per quanto mi riguarda. Se avete letto altri libri di questa scrittrice, Sigrid Núñez, o se avete letto qualcos'altro di, non fatemelo pronunciare in modo, di Tvardov, o se magari sapete qualcosa in più rispetto all'uscita del secondo volume, ecco, io sono qui, insomma, che ascolto, che raccolgo, i vostri consigli e lo faccio volentieri, perché, insomma, se c'è qualcuno che mi vuole, consigliare una lettura, io sono ben contenta di farlo. Se avete altri libri sulla falsariga di questi, tipo questo, mi fa sempre piacere ascoltare, i vostri suggerimenti, quindi non esitate a utilizzare il box sottostante perché non vi morde. E come al solito vi ringrazio per essere imbattuti, essere inciampati nel mio profilo, per sbaglio, per errore, spero che non siate andati a sbattere troppo violentemente la testa contro il mio profilo. Vi ringrazio per essere passati di qua se l'avete fatto volontariamente, come al solito vi auguro buone letture, ciao a tutti e alla prossima!